Questo programma è offerto da Istituto Tecnico Aeronautico Ferrarini Catania. L'Etna per noi è casa. Remax Platinum, consulente immobiliare Maurizio Giuffrida, telefono 347 99 34 430. Jego Motor, concessionaria moto e scooter dal 1962 a Catania. Buonasera, benvenuti, bentornati sulle nostre frequenze, amici di Globes Television, tifosi rossazzurri. Vincenzo Lacorte a condurre l'ennesima puntata di Calcionati Commenti in casa rossazzurra. Come sempre, nostra abitudine, ci colleghiamo all'indomani o all'indomani lavorativo, diciamo, dell'ultima gara del Catania. Ma come sappiamo, il Catania è orfano dell'ultima gara, causa nevicata abbondante che praticamente ha ridotto il campo di Picerno in una sorta di lastra ghiacciata, no? Una sorta di campo per pattinaggio su ghiaccio. Quindi nulla da fare, si torna a casa e già mercoledì il Catania è chiamato a questo incontro di cui parliamo ormai da un mese abbondante, questo incontro assolutamente indispensabile che si faccia risultato, perché questa occasione ghiotta di arrivare in finale, che ci riserva delle buone possibilità, diventa assolutamente indispensabile. Quindi parleremo, niente cuscino, ma ci sono novità, ne parleremo, pian pianino ci andiamo ad approfondire sui vari aspetti. Cominciamo subito con le frequenze della trasmissione. Come sapete, andiamo in onda in diretta sui canali 15 e 18 del digitale terrestre HBB TV Sicilia. Il canale 15 è quello che vi consente l'immediata visione della programmazione televisiva grazie al famoso tasto verde da pigiare sul telecomando. Poi stessa modalità, stessa tecnologia per i canali nazionali con il canale 268, il sito istituzionale www.globusmagazine.it/video, le piattaforme streaming Twitch, TV Dream, la pagina social omonima sul Facebook, Calcionati Commenti in Casa Rossazzurra, le ultime arrivate potentissime Local TV e Cyber TV. Quest'ultima consente a tutti i nostri fratelli rossazzurri che vivono all'estero, in particolare USA, Canada, Australia e il resto d'Europa, per poterci seguire. Ovviamente l'app che vi consente di seguire non solo la programmazione televisiva, ma quella musicale, che altrettanto interessante, quindi Globus Network Italia, da scaricare sugli store tanto di Android quanto di iOS Apple. Detto questo, io passo immediatamente la parola alla giornalista e amica Sabina Rossi per il resto delle coordinate. A te, Sabina. Buonasera Vincenzo, buonasera agli ospiti in studio che tra non molto andremo a presentare, a tutti quelli fuori dallo studio, non soltanto i nostri consueti, ma anche a tutti i tifosi che ci seguono sempre, siete veramente tantissimi. Volevo ricordare le coordinate con le quali mettervi in contatto con noi: il 340 051 1286, vale a dire la linea WhatsApp con la quale interagire con noi, mentre potete direttamente telefonarci al 095 81 88 650. Fatelo subito. Nel contempo volevo ricordare a tutti voi che già Antonio Scuderi e Andrea Giustolisi ci salutano e sono qui insieme a noi con i loro primi messaggi che tra non molto enunceremo. E poi volevo dire una cosa, che il nostro direttore, editore, ha incontrato il nostro ospite ieri, l'altro ieri, al supermercato. E tra Ducarelli. Si sono dati appuntamento in questo contesto e tra non molto tu, caro Vincenzo, li andrai a presentare. Nel frattempo, velocissimamente, Antonio Scuderi ci scrive: se il Catania gioca da Catania mettendo a frutto gli acquisti di gennaio, risorgeremo dando anche spettacolo. Buona serata e buona trasmissione a tutti, cari amici. Inoltre, Andrea Giustolisi, questo non lo sapevo, ma è San Vincenzo oggi? Non il mio, non il mio. Oh,
Buonasera ragazzi, innanzitutto auguroni di buon onomastico. Il 5 aprile. Vincenzo, no, ciao. No, il 5 aprile, San Vincenzo Ferreri. Ok, mentre Andrea saluta anche Tino e dice mercoledì vinceremo a Rimini, partita troppo importante. Ma anche perché Rimini chiaramente sarà seguita come sempre dalla nostra troupe, dalla nostra redazione sportiva. Chiaramente le riprese, la regia di Catano Ligreggi permetteranno al nostro Edoardo Palma, che è all'esordio come cronista, come commentatore di questa diretta, da quel di Rimini, quindi assolutamente non perdetevi questa ghiotta occasione. Andremo in onda a partire dalle 20, come al solito una mezz'oretta prima del fischio d'inizio, che è fissato per le 20:30. Detto questo, allora abbiamo già anticipato il direttore, editor, il giornalista Enzo Stroscio, oggi è in studio e non nella sua cameretta. Sì, tra i carrelli. Tra i carrelli. Buonasera a tutti. Bentornato Enzo, bentornato. È un piacere rivederti in studio dopo qualche tempo. Per quanto riguarda Calcionate, ma tu in studio ci sei parecchie volte. L'ospite di oggi, Matteo Sicuro, Catania Rossazzurra. Buonasera Matteo. Buonasera. E benvenuto. Grazie, grazie dell'invito. E visto che Antonio Scuderi ci ha salutato, gli diciamo che si deve cominciare a riscaldare, perché qualche giorno lo dobbiamo invitare ad Antonio. Antonio è già stato... Già è stato coppettato, anche lui è stato incontrato con i carrelli. Stamattina lo metteremo tra i carrelli. Infatti. Tra i due carrelli. Cominci a scaldarsi, perché tra un po' toccherà a lui sicuramente. Continuiamo con le linee Skype. Eccoci qua, Tino La Vecchia, il nostro opinionista. Tino, buonasera. Buonasera Vincenzo, Sabina, direttore, editore, e Matteo, un abbraccio Matteo. Ciao Tino. Ciao. Abbiamo anche un graditissimo ritorno, ci eravamo visti, io purtroppo quella sera non c'ero perché non stavo bene, alla fine dell'anno con l'avvocato Carmelo Marzà, fiduciario IC. Buonasera Carmelo. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Bene, grazie a te. E allora cominciamo con che cosa? Cominciamo con la neve, cominciamo con una situazione. Posso dire con situazione. Cominciamo che molti dei nostri amici ci scrivono che è stato acquistato Tello. Ah, già è arrivata la certezza? Bonaccorso. Già è arrivata la certezza di Tello. Tello, ce l'ha scritto Ricky Bonaccorso che salutiamo. Che non è Otello, ma è solo non Tello. Non è Otello. Tello, e poi ci aspettiamo anche un portiere, no? Perché liberandoci di Livieri, evidentemente ci vorrà un altro portiere che prenda il posto sicuramente. Quindi ancora due acquisti probabili, quindi da 9 dovremmo arrivare a 11. Praticamente, direttore, siamo a mezza squadra, perché la lista è di 24, siamo a 11, 11 novità. Adesso dobbiamo capire chi è che uscirà. La lista è lunga anche questa. Uscire, si parla di Mazzotta, si parla di Marsura, si parla o si straparla di Chirico, perché questa è ancora la cosa che ancora non abbiamo ben capito. E qualche battuta anche su Di Carmine, rumors anche ci sono rumors anche su Rocca, che a cui tutti siamo grati per la... Sicuramente è stato come una delle migliori risorse dell'inizio di campionato, no? Sicuramente è stato quello che forse più di altri si è contraddistinto, o quantomeno con una certa puntualità. Manca una settimana e vedremo cosa succederà, infatti. Adesso sono blindati ovviamente allo scopo di perseguire questo risultato importante, quello di Rimini, per cui oggi noi parleremo moltissimo di questa trasferta, faremo anche un accenno a questa insidiosa trasferta a Picerno, perché se si giocava poteva essere molto pericolosa, a mio avviso. Certo, assolutamente. Tra l'altro c'era anche un chiaro comunicato della Protezione Civile, probabilmente la regia ha uno screenshot da farci vedere per quanto riguarda questo diciamo divieto, no? Di apertura dei luoghi pubblici, delle scuole, dei posti dove praticamente si potevano creare assembramenti pericolosi da questo punto di vista della gestione, però nulla è stato detto per quanto riguarda la partita, se non quando era troppo tardi, cioè se non quando l'arbitro ha fatto il consueto sopralluogo, tra l'altro stavolta non accompagnato dai capitani, perché c'era ben poco da verificare con i capitani, perché la situazione era palese, no? Ormai le condotte meteorologiche sono quasi perfette, quasi matematiche, diciamo. Si può errare nel giro di un paio di giorni, ma a ridosso di un evento era prevedibile, tra l'altro tutta la zona di Picerno, zona di Potenza, insomma
c'erano previste queste, mentre lo sapevano tutti, tant'è vero che anche il sindaco ha fatto un'ordinanza con cui ha chiuso le scuole, sì, e ha evitato alla gente di uscire, sì, ma come non si fa a non far, a far partire 300, un buon numero, di, 300 di tifosi, E no, poi, non è poco. E tutte le forze di comunicazione, le forze televisive, le forze, certo, giornalistiche, server, furgoncini, certo, certo, insomma, affitto di banda, insomma, tutti quei problemi che potevano essere assolutamente evitati con uno sperpero economico chiaramente inutile, inutile perché è chiaro che non si sarebbe giocato, ma era troppo evidente poterlo fare. Però guarda caso, in questo caso che c'era una necessità di pericolo declamato anche ai livelli istituzionali nazionali e non locali, un'allerta rossa. E un'allerta rossa, guarda caso, silenzio radio dagli organi deputati. Quindi Matteo, il Catania parte regolarmente. Mi piacerebbe sentire, sì, cosa dice Marzà, ecco, ai fini della responsabilità di questo, sì, evento. Certo, hai detto bene, direttore. Diamo la parola a Carmelo Marzà. Beh, allora, intanto diciamo che non tutti i mali vengono per nuocere, perché alla fine, se noi ragioniamo da un punto di vista utilitaristico, è vero che la classifica piange più del dovuto, però è anche vero che il Catania arriva alla partita di Rimini in condizioni atletiche e con una giornata di riposo, cosa che il Rimini non ha potuto utilizzare. Quindi secondo me alla fine, al di là dei disagi della trasferta, il fatto che il Catania non abbia giocato su un campo che sarebbe stato pesantissimo, che poteva essere foriero anche di infortuni che poi avremmo pagato nella partita con Rimini, sì, alla fine dico, per me tutto sommato, che il Catania non abbia giocato non mi sposta più di... Anzi. Del resto la formazione che Lucarelli aveva messo in campo, virtualmente ovviamente, la diceva lunga sull'obiettivo reale del Catania, che non era la partita del Picerno ma era la partita di Rimini, quindi non avrebbe neanche lui rischiato più di tanto, ammesso che si fosse giocato su questo campo pesante, non avrebbe rischiato più di tanto giocatori cardini che lui riteneva poi essenziali per la partita di Rimini. Detto questo, da un punto di vista così procedurale, diciamo che una volta che le squadre si presentano in campo, l'articolo 60 delle norme organizzative interne della federazione, prevede che solo l'arbitro ed esclusivamente l'arbitro è deputato a decidere se la partita si gioca o non si gioca. Sì. Quindi sgombriamo il campo da interventi esterni, da organi amministrativi, quale poteva essere la prefettura, la questura, il sindaco e via dicendo. Se le squadre si presentano in campo, l'unico soggetto deputato a stabilire se la partita ha inizio è solo ed esclusivamente l'arbitro. Qualunque sollecitazione al riguardo va fatta all'arbitro, il quale può recepirla come non può recepirla, ma è lui, l'ultima parola ed esclusivamente la sua. Giustamente Enzo faceva notare un problema su cui francamente anch'io rimango un po' perplesso, cioè se le situazioni meteorologiche erano quelle, se addirittura c'era un allarme meteo, se addirittura le scuole erano chiuse e anche si consigliava di non utilizzare le strade e via dicendo, sì, perché le autorità locali amministrative non si sono adoperate d'intesa con la ZP Cerno nei confronti della Lega per far rinviare la partita sin dall'inizio? Questo è chiaro. Sì. Probabilmente il Picerno sperava fino all'ultimo di poter giocare la partita nonostante le avverse condizioni meteo, e le quali condizioni meteo secondo me sono state sottovalutate. Cioè secondo me l'iter ordinario che avrebbe messo tutto a posto sarebbe stato che le autorità amministrative o la prefettura o il questore o il sindaco avessero dato questo allarme meteo e avessero sollecitato la ZP Cerno a inoltrare alla Lega una richiesta di differimento della partita. Richiesta di differimento della partita che, allegando gli atti amministrativi di pubblica sicurezza, sarebbe stata sicuramente accolta. Probabilmente in tutta questa situazione la responsabilità è solo del Picerno, perché io penso che gli organi amministrativi abbiano un po' sollecitato il Picerno dal rinviare questa partita.
la società evidentemente, non so, sperava in ogni caso in delle condizioni climatiche che potevano permettere la partita. Condizioni climatiche che poi, badate bene, non devono riferirsi solo al rettangolo di gioco, ma anche agli spalti. Quindi noi potevamo trovarci in un rettangolo di gioco sgombro, di neve, o ai limiti della praticabilità, ma con gli spalti impraticabili, certo. E non so se l'arbitro avrebbe in ogni caso consentito l'inizio della partita, perché l'arbitro deve valutare per motivi di sicurezza anche il contesto attorno allo svolgimento della gara. Molto chiaro, Carmelo. Grazie per questo tuo importante contributo. Sì, Sabina. Sì, Antonio 64 ci scrive, buon pomeriggio, mi dispiace, dissento con l'avvocato Marzan. Il gruppo operativo sicurezza e addirittura la prefettura poteva tranquillamente e prioritariamente annullare la gara per motivi di sicurezza e ordine pubblico, non solo l'arbitro. E ci saluta. Ma l'ha detto, l'ha detto l'avvocato. Perché ha detto che le squadre si presentano... Sul campo l'arbitro è l'unico responsabile, però preventivamente possono intervenire gli organi preposti. Preventivamente, certo. Ci sono degli organi che sono ovviamente deputati, gli organi di pubblica sicurezza, ma la richiesta va fatta sempre alla Lega, che alla ovviamente Lega l'accetterà. Chiaro, ma se chiaro tutto questo non viene fatto e le squadre si presentano in campo, l'organo sovrano è solo l'arbitro. Giustissimo, giustissimo, perfetto, è stato chiarito tutto. C'è qualche altro commento? Nel frattempo ci salutano Salfi cantautore e Carmelo Cicirella. Salfi Ciao. Cantautore, ok. Sì, sono due amici che ci seguono. Cicirella certamente ce lo ricordiamo bene, come no Carmelo, grazie per essere qui con noi a seguire la nostra puntata. Allora, Matteo, volevo chiedere, abbiamo accennato a questa formazione, diciamo, un po' particolare, no? Non quella che ci si attendeva, no? Con parecchi, specie la linea davanti era molto, molto diversa da quella che ci si aspettava, no? Con questo tre quarti costituito da Chiarella, Peralta, Cicerelli e poi Cianci addirittura come punta avanzata. È una cosa, era pretattica, si sapeva che non si giocava e l'ha voluta scrivere. Ecco, tra l'altro questa cosa è stata anche un po'... colorata dalla presenza del capitano che poi non era... Questa formazione è stata un po', diciamo, con questo gioco del capitano non capitano che poi, anziché con Monaco, era Rabisarda, come giusto che sia, perché in assenza è lui quello lì che prende... Il vice capitano Celli, che in realtà era Betas. Questa è poi arrivata una nota integrativa. Sì, strategia. Ecco. Comunque, sicuramente, secondo me, Lucarelli sapeva che era una formazione che non avrebbe mai giocato. Certo. Per cui praticamente ha messo lì 11 nomi. Per obbligo va consegnata la formazione, secondo me, naturalmente. Dando anche dei segnali sui giocatori che lui avrebbe comunque voluto preservare per la trasferta di Rimini. Cioè tipo Di Carmine, lo stesso Costantino che è diventato importante per il ruolo che ha insieme a Di Carmine. Detto l'imperatore, ormai è stato battezzato l'imperatore. Eh no, perché... io ritengo che appunto sia stata molto strategica, perché ha voluto dare anche un segno di presenza ai nuovi giocatori. Certo. Perché mettere subito il nostro Sasà Monaco, che chiaramente è nato... con le pallonate del cibo, e come? Con suo padre, che peraltro porta un numero di maglia che ha un significato ancora più importante, certo, no? 46 mi pare. Infatti, 46. I tifosi rossoazzurri, giocatori con le caratteristiche di Sasà Monaco e di Costantino, piacciono molto. Certo. Cioè, anche se non sono al massimo della tecnica, perché ci sono molti giocatori che sono più tecnici, però vedi, è quel tipo di giocatore che il piace. Il papà Gennaro Monaco, sia negli spogliatoi che è in campo, era veramente un ariete, cioè, non faceva passare nessuno, tra l'altro con una specie di guttuso con la maglia rossa-azzurra. Ed era molto importante la presenza di un giocatore che si faceva sentire, chiamava gli amici al gioco, chiamava i colleghi alla compattezza, ovviamente compatibilmente con la partita che si giocava. Quindi la presenza per me è strategica, anche perché lui aveva saputo già, anzi la regia lo può anche mandare, che già anche lo stesso comune di Picerno, il sindaco, aveva messo l'ordinanza, quindi già erano cose risapute. Se la regia sarà veloce la puoi ingrandire e mettere sul punto focale. Quindi commentiamo un attimino, già il sindaco aveva dato l'ordinanza, quindi tutti lo sapevano.
mi dispiace che il Picerno abbia fatto questo escamotage, questo tentativo di spazzare il campo con la macchina. È chiaro che ma poi un campo... essere un atto di paura, secondo te? Ma si sarebbe giocata una partita ingiocabile, no? Anche pericolosa, anche pericolosa, perché sappiamo che un sintetico ghiacciato è la morte, è la dei morte muscoli, del giocatore, certo. E quindi degli arti. Comunque, ammesso non concesso che si potesse liberare il campo, perché a un certo punto sta neve smetteva di cadere, però io penso ai 300 tifosi che sono arrivati fino a Picerno. Certo. Cioè, il campo che non ha coperture, quindi erano tutti... Le tribune tutti... non le potevi liberare, quindi fare partire queste persone, affrontare un viaggio che non è... Guarda, quando hanno fatto un primo tentativo, credo che siano le 13 o qualcosa... Questa addirittura con lo strascico. Con lo strascico significa ghiacciare il campo. È assurdo, ghiacciare il campo. Certo. Perché... nel frattempo nevicava, quindi che cosa fai con lo strascico? Cosa togli? La neve che sta cadendo? Giustamente, come ci ha fatto notare l'avvocato Marzà, gli spalti avrebbero costituito ulteriori problemi. C'erano già 20-25 centimetri di neve già spalata, certo. Ovviamente. Questa era la nostra regia lì, che era intorno a luna, no? Era arrivata lì, cominciava a vedere questo, quindi certo. Non c'era traccia. Vedete il ma campo, vedete, la il neve, campo è tutto aperto. La neve è proprio una tormenta, non è perché la neve addirittura va in trasversale. Ma ci sono dietro il campo ci sono i pini, cioè sì, siamo sì, in presepe proprio. Sì, poi tra l'altro le tribune poco coperte, lì ci sarebbe gelato, non no, si poteva neanche diceva... fare la dove si mettono le telecamere? Certo, per mettere certo. Una telecamera. Come diceva Marzà, campo, l'ingresso agli spalti avrebbe costituito un serio pericolo ai frequentatori. Pericolo, certo, ma dico certo. Tecnicamente certo. Le telecamere di Sky dove si devono andare a posizionare? Certo. Cioè, per posizionarle in sicurezza ci vogliono almeno un'ora e mezza, due ore, solo per il posizionamento, oltre che poi la messa in opera. E quindi vedete qui, e poi dopo un poco si è visto di nuovo che tutto quello che avevano fatto era stato reso inutile dalla nevicata, che le previsioni ormai statiche dicevano che prima delle 18:30 non sarebbe smesso di nevicare, quindi ci sarebbe stato un campo non c'era dubbio che con la gelata notturna, anche togliendola sarebbe arrivata nuovamente, non c'era dubbio su questo. Telecamere, stalattiti e stalagmiti. Certo, cioè, era inoperabile, la partita non l'avremmo potuto vedere tranquillamente, perché chiaramente non si potevano posizionare le telecamere in campo, e come si faceva? Allora, a Tino La Vecchia invece, esaurito questo argomento neve, e abbiamo parlato un po' della squadra, ti voglio fare una domanda sempre su Chirico, che è il leitmotiv di questo. Chirico praticamente in panchina in questa eventuale formazione strategica, e che sappiamo che in ogni caso a Rimini non può giocare perché è squalificato, no? Sono sì, dei campanelli sì. Che suonano sempre più forte? Beh, squalificato lo era, e quindi certo. Lo sarebbe stato lo era in ogni già. Caso. Quindi non c'è un legame con quello che è successo. Secondo te, quando detto da Lucarelli, ha un senso? Cioè, Chirico nel gioco delle coppie, alternativa a Peralta, è possibile? Ma l'ho detto la scorsa puntata, Chirico rischia seriamente di perdere il posto, se non di salutare Catania, ma non credo perché non penso ci siano acquirenti. Si era certo. Fatto avanti il Foggia, che sappiamo. Ma 4 mesi fa, in tempi non sospetti, ho detto che il Foggia era notorio di fare. Non era in grado, non era in grado. Ma no, ha fatto un punto in 8 gare, chiaro. Addirittura al, e ha perso, credo, in casa anche, sì. Se fai vedere anche i risultati, sì. Ci sono stati risultati importanti. Particolari, sì. Ecco. Particolare c'è stato soltanto il Crotone, che è stato fermato dalla Virtus Francavilla, il resto sono risultati e la Juve Stabia, che al terzo che consente all'Avellino di risocchiare altri 2 punti. Certo, l'Avellino era a -8 e a 4 punti, e stasera c'è un determinante Benevento Casertano. Ma che ne pensi di Messina Taranto? Il Messina già aveva vinto fuori casa sul campo del Picerno della Casertana. Aveva vinto sul campo della Casertana. Della Casertana, sì. Chi ha segnato Casertana. Stavolta il Messina, che mi è sfuggito di controllare? Del Messina stavolta ha segnato Zunno. Ah, Zunno, sì. Che ha segnato anche contro il Catania. Sì, che aveva segnato contro il Catania, ci suggerisce Matteo. Sì, ma il Messina è allenato bene, e al di là delle carenze tecniche, e non ha certamente ambizioni di promozione, ma di salvezza.
è andato fuori dai play-out. Le può coltivare tranquillamente. Sì. Sì, fuori dai play-out si può giocare una salvezza tranquilla. Quindi i risultati non mi hanno sorpreso più di quel tanto. Poi l'avvocato Marzaghi, saluto, e non sapevo che fosse in studio. No, è via Skype. C'è stato uno scambio, Skype, abbiamo scambiato un direttore per un avvocato. Sì, saluto perché ancora non l'avevo salutato. È chiaro, se non li conosce lui, le norme NOIF, chi li deve conoscere? È chiaro che la partita non si sarebbe potuta disputare, ma Picerno l'avrebbero potuta gestire meglio questa situazione. Certo, assolutamente. E torniamo al calcio giocato, vediamo cosa succederà in Benevento Casertana. Sì. Non dimentichiamo che la Casertana fuori casa è imbattuta. Perfetto. Non mi dispiacerebbe se rimanesse imbattuta, perché la prossima trasferta ci sarà Catania Casertana. Ecco. E siccome prima o poi questa imbattibilità la devono perdere, potremmo essere tanti... noi, potremmo essere noi a beneficiarne. Chi lo potremmo sa? Essere noi, sì, potremmo. Per la legge dei numeri, come al solito. Me lo auguro. Il Latina si è preso i 3 punti che gli serviranno per la salvezza. Sì. Per il resto è tutto sotto controllo e deve entrare solo il Catania nei playoff, cosa Perfetto. Che potrebbe avvenire battendo il Monopoli. Perfetto. Quindi, domenica prossima. Sì, domenica prossima. 20:45 al Massimino. Sì. Rimane un po' di, non dico di perplessità, un poco di curiosità. 9 giocatori fuori e acquistati, Conteio con il colombiano dovrebbero essere 10, il secondo portiere deve venire 11, finora 7 cessioni. Diciamo che il Catania di in estate, versione estiva, non c'è più. Il Catania di Dabbiani non c'è più. Vediamo ora che uscirà. Speriamo che non ci sia Rocca, credetemi. Rocca per il centrocampo del Catania è importante. Tu lo vedi, lo vedi fondamentale? Ma a mio avviso ancora di più di Sturaro che hanno comprato. Perché Sturaro non ha mai giocato in C. E viene dalla esperienza turca. Sì. Avrà visto cose turche per ritornare in Italia. Sì. È abituato ad altre piazze, abituato a un calcio più tecnico e ha giocato quasi sempre in Serie A e qualche piccola parentesi in Serie B. La Serie C è diversa, sono 3 campionati tutti diversi, tant'è che calciatori che sono delle star in Serie C si perdono e viceversa. Quindi vediamo un pochettino quello che succederà. Ok, prima di andare in pubblicità volevo chiedere di nuovo a Carmelo Marzà, nell'occasione della puntata, appunto la tua ultima puntata qui negli studi di Globus a fine d'anno scorso, hai argomentato sulla fiducia da consegnare alla dirigenza e a Lucarelli in particolare, purché già dalla prima giornata di campionato alla ripresa ci fossero certe operazioni posta in atto, no? Con velocità e con coerenza. Ecco, mi sembra che bene o male questo è stato quello che poi abbiamo visto nei primi giorni di gennaio. Diciamo che quello a cui abbiamo assistito in questo mese di gennaio dall'apertura delle liste di trasferimento, diciamo che è un sigillo, è una certificazione della completa e sbagliata campagna acquisti del Catania. Sì. E della squadra costruita a giugno, diciamo è stato dato il sigillo di autenticità. Perfetto. Se qualcuno aveva ancora qualche dubbio, dopo il licenziamento sia del direttore sportivo, dell'allenatore, insomma c'erano già dei segnali che avevano già indicato questo completo errore di rotta che era stato preso. Adesso è stato assolutamente certificato, perché questa squadra che si accinge ad affrontare la seconda parte del campionato è un'altra squadra, non possiamo certo. Neanche parlare di un Catania rivoluzionato, per me è un'altra squadra, non ha niente a che vedere col Catania di prima, non è una squadra puntellata, è un'altra squadra e c'è un altro allenatore, ci sono altri giocatori e quindi speriamo bene. Io sulla
sui movimenti fatti, la difficoltà che noto in questo momento è una sola, cioè, non, cioè acquistare, tesserare dei calciatori non è complicatissimo, cioè non è una cosa difficilissima. In questo momento le società, pur di levarsi i giocatori, risolvono il contratto e lo cedono a costo zero. L'esempio di Teglio mi sembra che sia indicativo. Quindi acquistare il giocatore, trovare l'accordo economico col giocatore per una piazza e per una società come il Catania non è assolutamente difficile. Il difficile complesso. È un'altra cosa. Il difficile è vendere i giocatori, il difficile è risolvere i contratti con i giocatori, il difficile è eliminare quel macigno e quel peso economico che, diciamo, il vecchio Catania ha sulle spalle, perché in questo momento liberarsi di contratti di Mazzotta, Marsura o Chiricò o anche di Rocca, tanto per dirne tre, non è una cosa assolutamente semplicissima. Non è scontato, chiaro. Non è scontato neanche semplice, perché non solo devi avere il consenso del calciatore che ti fa la risoluzione consensuale, quindi non vedo perché il calciatore debba farti la risoluzione del contratto, di un contratto che ha firmato appena sei mesi fa, e soprattutto devi trovare una società che tesseri quel calciatore a quelle stesse condizioni economiche. E ti dirò che in Serie C, per il livello della Serie C, quantomeno quella meridionale, non esiste nessuna di queste società che possa accollarsi un contratto come quello di Marsura o come quello di Mazzotta. Quindi io da questo punto di vista vedo certe difficoltà, tenuto conto che in questo momento, se i numeri non mi ingannano, il Catania ha una rosa con i nuovi acquisti di 29 giocatori. Sì, è corretto. Sono 29, no? Sì, cioè mi sembra che, insomma, dalle liste che mi arrivano sono 29. Sì. E a fronte di un limite di 24, capisci bene che già oggi, a prescindere di Teglio, abbiamo 5 giocatori in esubero che devono essere in qualche modo risolti, perché sono... Cosa? Carmelo, ma come vengono trattati in questo momento per l'eventuale cessione gli infortunati? Un grosso problema. Sono giocatori che fanno parte della rosa, quindi poi è chiaramente è un problema in più, perché un Rizzo, un Silvestri, se tu vuoi risolvere il contratto con loro e li vuoi cedere ad altre società, il fatto che siano infortunati e siano fermi, Rizzo da 3 mesi, Silvestri da 1 mese, complica ulteriormente la situazione. Chiaro. Ma il fatto che siano infortunati è una circostanza assolutamente neutra rispetto al budget dei tesseramenti. Sono sempre giocatori in carico al Catania Calcio. Sì, piuttosto suppongo che Enzo voleva dire il discorso che chi li prende dei giocatori infortunati, cioè che mercato possono avere. Sono dei fuorilista predestinati, in pratica possiamo sicuramente dire. Anche perché sono coperti da assicurazione se sono infortunati in gioco, no? Sì, vabbè, ma diciamo questo è un problema. Il Catania paga sempre gli emolumenti. Certo. Il Catania paga, gli deve pagare lo stipendio, cioè o giocano o non giocano, se sono infortunati. Il Catania deve corrispondere la somma, l'emolumento, il compenso previsto nel contratto. Il fatto che siano infortunati è assolutamente una circostanza irrilevante. Poi si può arrivare all'estremo di risolvere il contratto quando il calciatore non è dichiarato più idoneo all'attività agonistica, allora è un altro discorso. In quel caso poi ci sarà un collegio arbitrale che andrà a verificare l'idoneità. Certo. Ma se il calciatore è infortunato, la società paga regolarmente. D'accordo, va bene, tutto molto chiaro. E allora è tempo del primo spot pubblicitario, la regia lo manderà subito in onda, 2 minuti e torniamo da voi. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia. E ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni. Una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa. È protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola. Abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. La storia della funivia dell'Etna inizia nel 1953, costruita coraggiosamente sul vulcano attivo più alto d'Europa. È stata distrutta 5 volte dalla sua furia scatenata. La famiglia Russo Morosoli ha visto andare in fumo i sacrifici di una vita. Preservare il territorio è la mission.
L'Etna per noi è casa. Remax Platinum, consulente immobiliare Maurizio Giuffrida, telefono 347 99 34 430. Sazzurra, siamo rientrati dal primo stacco pubblicitario. Abbiamo parlato dei risultati prima, no? Completiamoli con la grafica della classifica e vediamo un po' cosa è successo. Già Tino ci aveva anticipato qualcosa, vediamo adesso proprio la grafica della classifica. Allora, guida la classifica come sempre a 45 punti la Juve Stabia, alla quale segue a 41 punti l'Avellino e ancora 39 Crotone, 38 Picerno Casertana, 37 punti il Taranto, 36 Benevento, 32 punti Sorrento da Cecerignola, 30 punti Latina, Potenza Giuliano 29 punti, il Catania 28 punti, 25 punti Foggia e Messina, 22 punti Monopoli, 20 Turris, 18 Virtus Francavilla, 15 Brindisi, 14 punti chiude la classifica il Monterosi Tuscia. Bene, chiaramente le società con l'asterisco accanto si riferiscono alle due gare, quella da recuperare che riguarda il Catania e quella in corso stasera, tra un'oretta circa ci sarà questa gara che vedrà Casertana e Benevento sicuramente tra di loro, da farsi guerra tra di loro. Vediamo anche il prossimo turno, così completiamo tutto il discorso delle grafiche. Quindi prossimo turno che si svolgerà, se non ricordo male, da venerdì a lunedì incluso. Sì, Virtus Francavilla Foggia, Potenza Juve Stabia, Monterosi Tuscia Brindisi, Audace Cerignola Crotone, Casertana Latina, Giuliano Picerno, Turris Messina, Taranto Benevento, Catania Monopoli, Avellino Sorrento. Sì, si apre venerdì con Virtus Francavilla Foggia, si chiude lunedì con Avellino Sorrento, poi in mezzo chiaramente tutte le gare del sabato e della domenica, compresa quella che ci riguarda direttamente. Andiamo con qualche messaggio, Sabina. Ebbene sì, sono veramente in tanti tutti coloro che ci contattano. Per esempio il nostro amico Alberto Maugeri, che ha tante sfaccettature perché non è appassionato soltanto di calcio, è anche un cinefilo, ci scrive: Rimini è una bella città, tra l'altro amo il film Rimini Rimini, uscito al cinema anni fa, e se non ero impegnato col lavoro sarei partito per vedere il Catania, alloggiando dove alloggia in vacanza varie estate fa. Vinciamo mercoledì ipotecando la finale. Mentre ancora Antonio 64 ci scrive: Cosimo Chiricò è un calciatore esclusivamente di attacco a tre come esterno, altrimenti viene strutturato totalmente e perde ogni sua efficacia. Non so se siete d'accordo, professore La Vecchia si riferisce a Tino. Chiedo invece cosa ne pensa degli acquisti di Monaco e
Storaro, visto che hanno trovato poco spazio in questi anni. Questo ce lo scrivevano sulla linea WhatsApp al 340 051 1286, mentre ritorniamo... Chi che lo chiede? Antonio 64, mentre ritorniamo al nostro muro di Facebook, di Caccianate i commenti in Casa Rossa Azzurra. Carmelo Cicirella ci scrive: ma si giocherà ad Ascoli Picerno? Chiedete al direttore Strosce, eventualmente ci precipiteremo in massa. Ma direttore, qua ci precedono. Io volevo dire che ero stato contattato da Striscia la Notizia per passare il filmato. Io vorrei che mi chiamassero, perché porca miseria non ci chiamano mai. Ecco. E poi cerchiamo di tentare di andare. Ecco. No, scherzavo, ecco. Mi è scappato sta parola di... Ma stavo pensando, no, alla lapa che portava l'elefante. All'elefante che dall'Etna andava verso... quello mi parlava dell'India, mi è venuto di dire a Ascoli Picerno, vabbè... No. Comunque, su Striscia la Notizia ci siamo. Ma speriamo di andarci, ci andiamo anche con tutti gli amici che me l'hanno fatto notare, anche gli amici simpatici dei Simpson Boys... che l'hanno fatto notare, sì, che chiaramente poi qua nessuno ci ha fatto caso, perché eravamo talmente presi dalla rabbia di come era andata la cosa, da vedere quelle immagini che erano veramente critiche. Tra l'altro il nostro giornalista Stefano Sica non si poteva neanche muovere dove era, perché non poteva raggiungere neanche gli spogliatoi, non c'era difficoltà per passare, ci voleva e fra le altre cose era un ghiacciolo. Io le ho viste delle immagini, era un ghiacciolo, incredibile, quindi che sia un in questi Ascoli, casi dice, in questi Ascoli, casi dove gioca l'Ascoli? Il campo dove gioca l'Ascoli? In quale serie? Qua, guardalo l'Ascoli in Serie B. L'Ascoli in Serie B, e quindi noi andremo a giocare lo andremo a trovare questa Ascoli Picerno. Ci andiamo tutti ad Ascoli. Bravo, esatto. Questo succede perché Sica, è magrissimo. In queste situazioni voi dovete mandare uno come me che reagisce con il proprio strato naturale. E quello era il campo freddo. Dopo che era stata passata la spazzolatura, dove che avevano fatto praticamente nulla, come se non fosse stato fatto nulla. Niente, infatti, Stefano spiegava benissimo che chiaramente la temperatura, oltre che era rigida, ma nevicava per forza. E quindi quella povera lapa con quell'elefante che doveva andare a attraversare le montagne. Ritorniamo al nostro aspetto meno tecnico due dei gradi, nostri meno due gradi. Tifosi, insomma, sono tutti dei tecnici. Per esempio Santostrano ci scrive: buonasera, secondo me il Catania deve cercare una punta centrale molto forte che sostituisca Di Carmine. C'è chi la vuole cruda, c'è chi la vuole cotta. Salutiamo anche Giuseppe Sciuto. Novità di mercato, ci scrive Mario Gulino. Giuseppe Tropea invece: buonasera, dall'inizio di gennaio sta arrivando un calciatore al giorno, ma i giocatori in campo che possono scendere in campo non sono sempre 10 più il portiere. Un saluto anche a Giuseppe Antonino Di Bella. Aspetta, prima vedo che ha scritto. Magari facciamo un piccolo sunto. No, vabbè, comunque lo salutiamo sempre perché è il nostro amico. Mang Vincent scrive: Catania Monopoli intanto sarebbe un passo importante per allontanare la zona play-out. Peralta già l'ho visto pronto. Sì, ma non solo Peralta, ma anche Ciccarelli, anche altri. Certo. E poi quel difensore per me è stato veramente... Kontek. Kontek è stato un anello. Ha avuto solo un'incertezza, poi ha preso autorità sul campo. L'incertezza è stata veramente ancora... Ci può stare, certo. Ci può stare, ma però la presenza nel campo... Incertezze le abbiamo viste a Curato, le abbiamo viste a Silvestri, tutti hanno avuto incertezze. Soprattutto perché ha giostrato e ha registrato quella difesa a tre. Quello che cercava Lucarelli, giusto? Lucarelli, perfetto. L'ultimo giro di prima, buonasera a tutti, mi auguro che Ferguson non sbagli la partita. Ferguson. Vabbè, noi abbiamo avuto Toshak, no? Toshak, vero, l'abbiamo avuto, certo. Antonio 64 chiedeva di Sturaro e chi era l'altro giocatore a cui chiedeva Tino il suo pensiero? Allora, Monaco. Sì, su Chirico, mi ha chiesto Monaco. Su Chirico. No, Monaco e Sturaro. Sì, ha iniziato parlando di Chirico perché però ti ha chiesto di Monaco e Sturaro, un giudizio sintetico, Tino. Sì, flash su Chirico. Chirico ha quasi sempre giocato così, il modo di giocare non l'ha variato quasi mai. Comunque sostanzialmente ha ragione, dovrebbe giocare un attacco a tre. Per quanto riguarda Monaco, Monaco è catanese d'adozione, è napoletano ma è catanese d'adozione, chiaro. È cresciuto fra i nostri pulcini, sì. Il papà, ricordo che di averlo sentito più volte
durante Passione Rossa-Azzurra. Il papà è rimasto molto legato a Catania. Sì, è vero, è vero. Ha vinto due campionati col Catania e il Catania lo inseguiva da tempo, Monaco, e dal periodo che era con il Perugia. Poi non è venuto col Catania, sono contento che sia arrivato. Perché è un difensore affidabile. È alto 1,94 come abbiamo visto nella scheda, sì, e sì, può giocare sia a destra che a sinistra. Quindi sì, questo sì, è importante per il gioco di Lucarelli. Okay. Costuraro mi sono espresso, è di categoria superiore. Speriamo che si adatti e si adatti presto. Ecco. Certo che la dirigenza ne ha fatti di sacrifici, Infatti, parecchio. Infatti. Ne ha fatti parecchio e su Sturaro credo che anche Sturaro abbia dovuto fare qualche sacrificio, perché in Turchia aveva un ingaggio abbastanza alto, quindi infatti, non voglio entrare nel merito. Va bene, però... Tino, va bene così, grazie. Avevi una domanda per il nostro amico per Matteo? C'è un saluto per un nostro amico in studio, proprio per te, caro Matteo. Salvatore Lodrago, salutissimi a ragioniere Matteo Sicuro, da un suo ex collega mercoledì presente a Rimini. Ecco, bene. Hai visto come ti seguo? Matteo, mentre che sei tirato in ballo, sì, su Catania Rossazzurra c'è stata oggi una importante nomina, sì, no? C'è un nuovo ingresso da socio, no? Che riguarda... Sì. Una carica pubblica, no? Che è quella il sindaco di Santa Catalina Battiati. C'è stato stamattina un nuovo evento di Catania Rossazzurra, devo dire molto bello, molto coinvolgente ed emozionante. Il sindaco di Santa Catalina Battiati è entrato a far parte di Catania Rossazzurra insieme al suo assessore allo sport. Ah, che lo vediamo, no? La foto di prima... Gianluigi, la foto di prima, per favore. Regia, se ci riporti all'immagine di prima. Ecco, ecco, sì, in questa foto vediamo anche l'assessore allo sport, Tino Cannavò, ma vediamo anche una presenza molto, molto importante per la storia di Catania Rossazzurra, sì, che è di Ottavio Massimino, fratello, certo, del nostro compianto, sì, presidentissimo. Che era insieme, no? Con Rosalba Massimino. Con Rosalba, sì, con la moglie. E Tino, anche, ovviamente, lo conosciamo. Lei, Tino Cannavò è un personaggio. Sì. Devi pensare che Catania, con Tino Cannavò abbiamo fatto le prime... Studio Live è stato il primo che ci ha dato la possibilità di fare delle riprese nella sua associazione sportiva di Santa Catalina Battiati, sì, e facevamo le dirette proprio dal centro con tutti i tifosi. Sì. Una cosa bellissima, io spero di poterla rifare di nuovo. E quella è la foto di gran parte dei soci che erano presenti oggi. La foto di rito su tutto l'evento. Comunque la seconda immagine. Il sindaco di Santa Catalina Battiati insieme al suo assessore allo sport non sono i primi a voler entrare in Catania Rossazzurra, è già successo con Maletto, Via Grande, sì, e stamattina proprio il nostro presidentissimo Enzo Ingrassia ha annunciato che ci saranno ulteriori ingressi. Ulteriori ingressi, sì. La compagine, quindi, si allarga. Catania Rossazzurra ormai vanta 270 soci, no, di più, stamattina di più, 272, però si sta allargando veramente a macchia d'olio. Una realtà. Tutti mi hanno chiesto, ma io posso vincere il cuscino? Ora c'è anche il casco. A proposito, dico, visto che siamo dei giocherelloni che vogliamo. Tutti volevano vincere. Visto che siamo dei giocherelloni che vogliamo entrare a Striscia la Notizia, vogliamo farvi beneficiare di giochi a premi e cotillon. Quindi, cuscino purtroppo non aggiudicato, ma semplicemente rinviato, perché arriverà la gara in cui si parlerà di questo pronostico. Quindi non è mentre... che ha risparmiato il nostro sponsor. Lo sponsor, no? Maurizio Giuffrida, i soldi già li ha messi. Già è un investimento anticipato. Si sono prenotati tutti. Un caro abbraccio a Maurizio, ricordiamo agente immobiliare Remax Platinum, che è il nostro sponsor e che sponsorizza particolarmente questo gioco che abbiamo prodotto. New Entry. La New Entry riguarda i fratelli Geco, no? Geco Motor. Chi non ha mai comprato una moto o uno scooter dai Geco? È veramente un'istituzione a Catania. Io ne ho presi due, una bella moto e uno scooter. Quindi... Ma tu devi vedere che nel loro... certo, non per me, perché... Nel loro centro, e per tutti ovviamente, nel loro centro si respira aria rossa-azzurra... Sì, da sempre. E allora dai meandri, dagli armati segreti dei un fratelli Geco, è uscito questo cimelio, questo casco con il logo storico del Catania 46. Ma è bello, posso venire fuori programma? Certo, voglio fare una cosa fuori programma. Vado a vedere. Bussa prima. Facciamo questa cosa bellissima, ragazzi. Lo vuoi anche indossare? Non lo puoi indossare. E io ho la faccia piccola. Non la puoi indossare. No. Vabbè, magari lo provi fuori. Così no. Se vi
Sembri Pericle così. È bellissimo. Bene, questo, è un pezzo di storia. Questo certo. Nuovo gioco di cui vi daremo i dettagli prestissimo, sì. Perché sarà un gioco un po' più complesso riguardo a quello di un semplice pronostico, perché dovremo indovinare con scadenza il 17 marzo in occasione di Catania-Cerignola, ora poi magari controlliamo, entro quella data e non oltre, bisognerà indovinare la classifica finale del Catania. Del campionato, ovviamente. Del campionato, certo. Non discorso playoff, classifica. Se ce ne saranno tanti che indovineranno la classifica, ovviamente corta per certi aspetti, avremo in diretta un sorteggio. Quindi sarà molto carino. Questo casco è immacolato, è davvero, davvero nuovo di zecca. C'è persino la pellicola protettiva sulla visiera, quindi immaginatevi in che condizioni è. Quindi tra qualche giorno vi daremo istruzioni dettagliate su questo nuovo gioco. Siamo dei giocherelloni, non ci facciamo mancare nulla, quindi a questo punto. E chissà quando altre cose arriveranno. Tra l'altro stiamo preparando una bellissima sorpresa con troppe sorprese. Savina, vediamo se c'è qualche reazione sul casco. C'è già perché mi faceva sorridere il fatto che a margine della commento della gara che non è andata purtroppo, che non è stata giocata, a un certo punto, quando tu hai parlato del gioco del cuscino, tutti si sono lanciati in una serie di pronostici che però non avevano nessuno. E quindi mi veniva da sorridere su questo aspetto. Savina. No, Alessandro Aquino ci scrive sempre solo Forza Bitondo, ma lui scrive sempre così. Sempre così scrive, infatti. Daniele Viglianisi, buonasera, ma Alfredo Donnarumma arriva? Ah, io penso di no, comunque. È un po' difficile, sono troppi giochi. Anzi, se vogliamo parlare di una prima punta, è uscito il rumor su Artistico, no? Sul giovane Artistico. Ma ti hanno chiesto qualcosa su prima, ma che però sarebbe un investimento intanto cospicuo, perché ci si parla di 500.000 euro. Un triplione. Ma sarebbe già dato in prestito, perché certo. Non si toglie, sì. Non si priva una squadra in zona play-out di un giocatore che è l'unico che pretende segna. Più o meno, e quindi comunque si dice che c'è questa trattativa, un giovane di prospettiva per la prossima stagione, e che comunque la Virtus Francavilla lo vorrebbe tenere fino a giugno, certo. Quindi praticamente ce lo darebbe per la prossima stagione. Se è vero che c'è questa voce, che c'è questa modalità di trasferimento, sarebbe una doppia operazione. Però vedi Enzo, io ritengo sarebbe l'acquisto che, con il successivo prestito, che in questo momento il Catania sta cercando giocatori che devono restare a Catania, quindi questa è una cosa importante, che siano secondo subito disponibili. Non ci deve essere una pletora, un fallo di affollamento poi certo. Negli spogliatoi, perché poi tutti vogliono giocare e si potrebbe innescare un meccanismo contrario, cioè invece di creare armonia si crea disarmonia. Ricordiamo che in Serie D le punte centrali poi sono diventate 5 addirittura. Certo, quindi è meglio che si compatta la squadra e si vada a giocare. Di chi c'è necessità di giocare, senza fare l'eventuale coppia completa per l'alternativa. E non oltre sicuramente. Ultimo Sabine. Messaggio prima quello scordo, ma Vincent scrive: volevo chiedere cosa ne pensate della parigita della Juve Stabia. Peccato che l'Avellino corre, altrimenti il Catania ci poteva fare un pensierino. Chiediamo a Matteo, sembra a Matteo, questa Juve Stabia che rallenta il passo. Che... Ma guarda, allora, io penso francamente che... a inizio stagione avevo detto che prima o poi sarebbe successo. L'abbiamo detto in tanti, sì, ma se non perde, sicuramente. Non perde, solo con la Casertana ha perduto. Però non perde, certo, se il Catania viaggiasse come speravamo e pensavamo, sicuramente avremmo avuto la possibilità anche di riprenderlo, però... Adesso i punti mi sembrano proprio quanto di salire, quanto di salire più rapidamente. Avendo certo. Visto i budget con loro, con un settimo di quando ha speso il Catania, hanno fatto una squadra che è prima in classifica. Tra le altre cose, la Juve Stabia come società, se andasse in Serie B, non so quanto ci resterebbe. Certo. Perché non c'è, ha una struttura. Certo. Matteo, già c'è stata in Serie B la Juve Stabia. Sì, però non per lunghi termini. Cioè, alla no, fine poi c'è è stata, ha mantenuto retrocessa. La categoria, poi è retrocessa. Infatti. E allora, sì, andiamo... Ma c'è l'ultima notizia invece importante sui rumors sicuri, che il presidente Pellegrina sta giocando la carta dell'internazionalità del Catania, lo ha scritto nel Racing delle altre squadre importanti per dargli un valore assoluto anche a livello internazionale, quindi questo è importante. Questo. Ok, mi sembra che c'era in previsione il secondo spot, non so se ce l'abbiamo pronto, se no vado avanti con la trasmissione, avanti, sì, andiamo allo spot.
Globus Network Italia, la nuova applicazione che offre gratuitamente web TV, radio e radio television. Globus Radio Station, tutta la musica che vuoi. ST Europe Channel, radio television. Globus Network Italia ti permette anche di guardare gratuitamente Globus Television sul tuo smartphone. Globus Network Italia, il network gratuito sul tuo smartphone. Disponibile sia per Apple che per Android. La storia della funivia dell'Etna inizia nel 1953, costruita coraggiosamente sul vulcano attivo più alto d'Europa. È stata distrutta 5 volte dalla sua furia scatenata. La famiglia Russo Morosoli ha visto andare in fumo i sacrifici di una vita. Preservare il territorio è la mission. L'Etna per noi è casa. Oggi sono qui per presentarvi il nuovissimo Cyber TV Box. Cyber Italy, Cyber Regional, Cyber World, Cyber Movies, Cyber TV. Con un click vediamo la preview di Canale 5. Con un altro click entriamo nel canale. Andiamo su Cyber TV Regional. Andiamo a vedere la Sicilia, per esempio. La grande novità, la guida TV. Con l'orario della messa in onda italiana, Cyber TV Box, le migliori TV italiane e mondiali a portata di click. La vittoria più bella? Muovermi ogni giorno con il mio Super Soco 100% elettrico. V-Moto. Rientrati in studio, meno di 3 giri di lancetta alla chiusura, perché oggi chiudiamo alle 8, perché chiaramente ci prepariamo per la ricca settimana, no? Ci aspetta mercoledì, poi ci sarà ancora domenica, poi ancora lunedì con calcionate. Abbiamo voglia, quindi vi ricordo intanto che, come già dalla settimana scorsa, domani sul canale 15 in chiaro, quindi su 7 Gold, andrà in onda Top Calcio 24, che poi è la replica di Calcionati Commenti in Casa Rossa. Siamo dentro questo format nazionale. Perfetto. Che si chiama Top. Ogni martedì alle 15 la puntata di Calcionati Commenti in Casa Rossa Azzurra va dentro Top Calcio 24. Su 7 Gold in chiaro, canale 15. Quindi domani arrivederci alle ore 15. Perfetto, dalle 15. Ricordiamo che mercoledì saremo in diretta, lo abbiamo già detto, dal campo di Rimini con Gaetano Ligreggi e Edoardo Palma. Domenica al Massimino, chiaramente solita organizzazione a partire dalle 20:45, quindi noi dalle 20:15 studio. Saluti immediatamente. A presto, a mercoledì. Saluti anche allo studio e saluti al Skype Tino e Carmelo Marzà. Buonasera, sì, alla prossima. Sì, tanti saluti. In tema di acquisti e cessioni, non ci siamo, non ci arriviamo, Tino. De Luca ha segnato 5-1, sì, sulla vittoria. Sì, e Lorenzini assist per un catanese, per buon accorsi. Bene, a tutti, alla prossima. Vincenzo Lacorte vi ringrazia, vi saluta. Grazie a Gaetano Ligreggi, Gianluigi Caruso e Filia Stroscio. A mercoledì dunque, buonasera.